È stata presentata a Palazzo Lascaris la proposta di legge alla Camera, sottoscritta dall'onorevole Umberto d'Ottavio, per istituire il titolo di Cavaliere della Liberazione, da attribuire ai partigiani che combatterono durante la Resistenza. L'iniziativa è stata sostenuta dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione, che attraverso le associazioni che lo compongono contribuirà alla ricerca dei nomi dei partigiani. Era presente Franco Berlanda, il comandante Grigia della Brigata Garibaldi, oggi 92enne. La proposta che viene dal Piemonte, firmata dal parlamentare Umberto d'Ottavio come primo firmatario e da 70 parlamentari italiani, tra i quali molti piemontesi, propone l'istituzione del Cavaliere della Liberazione. È una richiesta che viene in occasione del 70° anno della Liberazione e che ha l'obiettivo, così come è stato per i Cavalieri di Vittorio Veneto, cioè l'onorificenza attribuita a coloro i quali avevano combattuto durante la guerra 15-18, di riconoscere l'impegno degli uomini e delle donne che hanno sacrificato la loro vita e la loro gioventù per liberare il nostro paese. Comandante Grigia, perché dopo 70 anni dobbiamo istituire il titolo di Cavaliere della Liberazione? Perché la ragione per la quale noi abbiamo rischiato di morire per la patria. Il Cavaliere della Libertà è strettamente legato a quella che noi chiamiamo la liberazione. Perché metà Italia si è liberata? Io credo che la differenza di origine vada superata facendo in modo che quelli che meritano di aver liberato l'Italia, creato una repubblica, costruita una Costituzione, abbiano un riconoscimento specifico, personale.